Eccoci pronti, nuovo appuntamento con Focus Attualità. Oggi ci occuperemo di turismo, in particolare del turismo in Sila. Ci chiederemo quali saranno le prospettive in vista della stagione estiva che ci prepariamo a vivere. Tra l'altro ci sono stati due test importanti, il ponte del 25 aprile e il ponte Pasquale. Che cosa è venuto fuori? Lo faremo Cercheremo di rispondere a queste domande con degli ospiti. Grazie per essere con noi alla dottoressa Barbara Carelli. Lei è direttore facente funzione del Parco Nazionale della Sila. Intanto complimenti e auguri per questo incarico. E poi è collegato con noi via Skype Daniele Donnici. Lui è punto di riferimento di Destinazione Sila. Scopriremo che cos'è Destinazione Sila. Di certo negli ultimi anni ha cambiato il volto della Sila, e questa rete che mette insieme gli imprenditori, che mette insieme gli enti locali, e la rete sta funzionando. Infatti i turisti in Sila arrivano e devo dire i numeri sono importanti. Lo scorso anno c'è stato proprio un record di visitatori, non solo per le aree protette, ma ne parleremo a breve con Barbara, ma proprio si è registrato un vero e proprio sold out in tutte le strutture appunto di accoglienza. Grazie per essere con noi, anche lei in diretta Skype, a Marilena Cerzoso. Lei è direttrice del Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza. Abbiamo voluto creare anche questo collegamento perché la nostra regione in realtà è ricca, no? Di aree naturali, di borghi, di musei, e quindi ci apprestiamo a vivere nella prossima settimana quella che sarà la notte bianca dei musei. Cercheremo di capire anche le opportunità che ci sono e quindi qual è l'offerta culturale per chi volesse proprio approfittare di questa iniziativa. Come sempre vi ricordo che qualora vogliate contattarci, porre delle domande, c'è il numero in sovrimpressione, la nostra piattaforma WhatsApp a cui fare riferimento. Cercheremo di rispondere a tutte le domande e condividere con voi delle riflessioni se ci saranno. Dottoressa Carelli, partiamo dal Parco Nazionale della Sila, grande sviluppo soprattutto negli ultimi anni. Le aree protette, complice anche la pandemia, sono diventate punto di approdo di tanti turisti, scoprendo tra l'altro le bellezze che ci sono sul territorio. Bene, sì, il Parco Nazionale della Sila è un'area protetta storica che, seppur istituita come Parco Nazionale della Sila che conosciamo oggi, in realtà è un'area protetta fin dal 1968, quindi è un territorio tutelato nel corso degli anni che ha mantenuto all'interno appunto dei propri boschi, dei propri habitat, dei propri ecosistemi una qualità ambientale elevata che diciamo è meta per chi ha voglia di godere e di conoscere la natura, di un turismo dedicato appunto alla scoperta del grande patrimonio naturale. Ma non soltanto, perché il parco ha chiaramente come primo compito quello di tutelare e conservare la natura, ma contemporaneamente ha anche il ruolo fondamentale di creare delle opportunità di sviluppo sostenibile per le popolazioni che all'interno del territorio vivono, operano e lavorano, studiano. Noi lavoriamo moltissimo con le scuole, con l'educazione ambientale, ma lavoriamo in stretta connessione con gli operatori turistici. Oggi chiacchiereremo con Destinazione Sila, questa rete di imprese che è nata nel corso di questi anni. Credo anche proprio su spinta della nascita di un'area protetta come il Parco Nazionale della Sila, che in questi anni ha molto lavorato per avere una visibilità nazionale e internazionale come meta turistica di qualità. Noi sicuramente tutti, no? Ricordiamo i giganti della Sila che sono diventati un po' il testimonial del parco, anche perché importanti trasmissioni nazionali si sono fermate, ne hanno raccontato, hanno anche risvegliato
risvegliato un po' i miti, no? della Sila, del legno della Sila che arriva in tutto il mondo, nelle corti importanti di tutto il mondo. Quindi c'è questa storia legata al nostro legno, alle nostre radici, poco conosciuta, che è diventata, che ha suscitato molta curiosità, certo. Quindi in tanti sono tornati. Beh, certo. Il nome stesso della Sila deriva proprio da Silva, bosco. Noi abbiamo un territorio protetto sull'Alto Piano Silano che è occupato dall'80% della superficie boscata, con questa specie predominante che è il pino laricio, i cui esemplari diciamo rappresentativi e simbolici sono proprio i giganti di Fallistro. I giganti di Fallistro sono all'interno di una riserva biogenetica che è stata istituita dall'ex Corpo Forestale dello Stato nel 1987, quindi sono un'area tutelata da moltissimi anni. E rientrano nel patrimonio di proprietà dell'Ente Parco Nazionale della Sila e dal 2016, attraverso un rapporto di convenzione, sono gestiti dal FAI. Infatti sono diventati in Calabria il primo bene del Fondo Ambiente Italia in Calabria, e anche per questo hanno avuto e continueranno, credo, ad avere, grazie alla gestione esemplare in particolare di Simonalo Bianco, che credo che tu abbia conosciuto, certo, in altre occasioni, che appunto fa un lavoro egregio insieme a un gruppo di giovani tecnici che riescono a far conoscere, a guidare all'interno di questa riserva biogenetica numerosissimi visitatori che vengono proprio attratti da questa riserva, che è il simbolo all'interno del cuore del parco. Assolutamente sì, tra l'altro ci sono i vari percorsi, i cammini che sono tornati tanto di moda, non solo per rigenerare il cuore, non solo per rigenerare la mente, no? Nell'area della Sila che insomma si dice è la più pulita d'Europa, no? Questa cosa la vogliamo ricordare. Vero, vero, dei ricercatori di passaggio nel 2014-15, non rammento bene l'anno preciso, riscontrarono proprio all'interno del territorio del parco, nella provincia di Catanzaro, a Tirivolo, l'aria definita la più pulita d'Europa, addirittura paragonabile se non migliore rispetto a delle isole che stanno al polo nord. Quindi effettivamente la Sila, proprio per via di questa enorme superficie boscata, tramite il processo fotosintetico è veramente il polmone verde della Calabria. E ci sono tantissimi percorsi, tu citavi i cammini, una rete sentieristica ben diffusa, parlavi di benessere legato allo stare nei boschi. Noi come Parco Nazionale della Sila abbiamo avviato un percorso in tre siti all'interno del territorio del parco, uno in provincia di Catanzaro, uno in provincia di Crotone e uno in provincia di Cosenza, proprio a Lorica, nei pressi della nostra sede legale ed amministrativa, dove fare dei percorsi specifici di forest therapy, perché si è provato dal punto di vista anche fisiologico che camminare, respirare, fare yoga, meditazione all'interno dei boschi apporti proprio dei benefici riscontrabili sulla salute dell'uomo. E torneremo tra poco a parlare di questo percorso particolare, Forest Therapy, capire anche come poter trovare informazioni per chi voglia avventurarsi in questo cammino. Daniele Donnici, allora, la tua è una scommessa vinta, no? Perché tu hai pensato di far sì che tutti gli operatori della Sila potessero, facendo rete, far crescere il territorio. Allora, quando è stato difficoltoso creare la rete che adesso è un vero e proprio brand, no? Come il brand dell'aria più pulita d'Europa, brand che raccontate, perché lo avete definito prodotto anche nelle fiere nazionali e internazionali, siete tornati da poco anche dalla BIT, mi pare, no? Sì, buon pomeriggio, Salva. Grazie per lo spazio, per l'ospitalità. Mi unisco intanto ai complimenti alla dottoressa Carelli per questo prestigioso incarico che siamo certi porterà avanti in modo eccellente. Sì, il lavoro che stiamo portando avanti con Destinazione Sila, intanto voglio confermare quello che anticipava appunto la dottoressa Carelli,
Sicuramente rientra in questo grande lavoro di valorizzazione che l'ente parco svolge da tanti anni, con numerose attività, gli operatori sono stati sempre più chiamati a lavorare insieme, con l'obiettivo comune di valorizzare nel pieno rispetto della straordinaria biodiversità del Parco Nazionale dell'Asila, questo territorio anche a fini turistici, ai fini di un turismo sostenibile e quindi rispettoso del contesto nel quale ci si muove. E il percorso di destinazione Sila ha cercato di mutuare quelle che erano un po' le migliori esperienze di organizzazione turistica territoriale che abbiamo potuto analizzare sia sul territorio italiano, ma non solo, chiaramente. Quindi una destinazione turistica con queste caratteristiche, appunto naturalistiche, di una particolare vocazione per le attività all'aria aperta, che riconoscono gli esperti un po' di tutto il mondo. Chi arriva in Sila rimane stupito dalla dolcezza di questi rilievi, anche la presenza di superficie boscata così diffusa rende tutte le attività che si possono praticare anche estremamente confortevoli. Infatti non si tratta di camminare o andare in bicicletta sotto il sole diretto, ma spesso lo facciamo all'ombra di questi meravigliosi alberi. Quindi una destinazione turistica che si è messa in cammino per acquisire quella riconoscibilità necessaria. Un lavoro quindi che ha visto da una parte aumentare, stimolare, accompagnare un percorso di collaborazione. Questo è fondamentale in ogni contesto turistico, creare il maggior numero di interconnessioni possibile, sia tra privati, quindi fra operatori della stessa filiera, ma anche tra pubblico e privato. Turismo è sempre di più un fenomeno complesso, ci sono attività che dipendono da servizi pubblici, i servizi turistici che vengono erogati dai privati, quindi fare sistema insieme. Poi un continuo lavoro per l'accrescimento delle competenze, definire degli standard di accoglienza. Oggi, grazie anche alle tecnologie, pensiamo ai big data, all'intelligenza artificiale, abbiamo la possibilità di conoscere bene il profilo dei turisti che sono interessati a questo tipo di prodotto, che interessi hanno, da dove provengono, che fascia di età hanno. Questo La sfida, Daniele, è quella di far sì che i turisti arrivino in ogni stagione, perché lo sappiamo bene, in Sila arrivano magari d'inverno quando c'è la neve, purtroppo a volte non trovando gli impianti aperti, ed estate, però insomma nelle altre stagioni c'è un po' di, come dire, latitano i turisti. Invece la sfida è proprio quella di destagionalizzare e prendendo a prestito un po' lo slogan che utilizzate voi sulla pagina di Destinazione Sila, voi dite quattro stagioni mille colori per dire proprio che è possibile viverlo appieno tutto l'anno. Allora, rispetto a questo ci sono ancora dei passi da fare e poi ti chiedo anche altro. Quanto ha contato il ricambio generazionale delle attività, della gestione delle attività in Sila? Perché molti ragazzi hanno preso le redini delle aziende familiari, un po' stravolgendo nel percorso, no? Passando, come dici tu, dalla gestione tradizionale all'innovazione tecnologica e portando la modernità, rispondendo un po' a quelle che sono le esigenze dei turisti di oggi, no? E creando posti di lavoro. Sì, infatti, la questione dell'offerta e dei giovani è stata un po' la chiave di volta per la Sila, per il territorio. Basti pensare alle tantissime guide ufficiali del parco, ragazzi, giovani, competenti, motivati, che accompagnano i turisti in questa straordinaria rete sentieristica, ma anche negli altri settori. Abbiamo nel settore della ristorazione delle eccellenze notevoli, pensiamo anche alla recente stella Michelin di Antonio Biaforo, ma anche ai riconoscimenti ottenuti da Emanuele Lecce come giovane chef emergente. Sicuramente la Sila ha
ha un grande potenziale di attività e servizi che consentono all'asila di essere una destinazione turistica veramente 12 mesi all'anno. Adesso ci stiamo avviando verso la stagione, diciamo, della primavera avanzata, dell'estate, che ne fa dell'asila una palestra a cielo aperto. Abbiamo degli attrattori che funzionano quasi 12 mesi all'anno. Mi riferisco appunto alla riserva dei giganti dell'asila, del quale si parlava prima, allo straordinario treno storico a vapore che Ferrovie della Calabria mantiene in esercizio con grande impegno e dedizione, ma anche i borghi, i turisti che arrivano in Sila vogliono visitare le meraviglie di San Giovanni in Fiore, il borgo di Longobucco, ma anche il Museo Civico di Taverna, quindi un'offerta variegata. Poi in autunno ci spostiamo con il tema del foliage, che richiama sempre più turisti, ma anche con i sapori autunnali, quindi con i funghi. Poi ci proiettiamo di nuovo verso la stagione invernale. Quest'anno abbiamo avuto una stagione eccezionale anche dal punto di vista della neve. Fino a pochi giorni fa si è sciato a Lorica, a Camigliatello. Un plauso anche alle tutte le maestranze che hanno lavorato per rendere possibile questo, sia da parte dell'ARSAC che di Ferrovie della Calabria. E in particolare colgo anche l'occasione per ricordare una persona che ha dedicato tantissimo impegno a questo settore degli impianti di risalita, l'ingegnere Marcelli, che purtroppo è venuto a Certo, ci mancare. associamo chiaramente. Allora, su questo è l'emozione, no? Perché molti al parco, ma tutti in Sila conoscevano l'ingegnere Marcelli, quindi c'è stato un momento anche di emozione. E ne approfitto per passare invece a parlare della rete museale. Marilena Cerzoso, i musei, punto di riferimento, il turismo in città che si lega molto spesso a quello montano perché in tanti scelgono di arrivare a Cosenza, poi visitare l'asila, tornare in città e trascorrere magari la mattinata o la sera proprio a Cosenza e quindi visitare i musei. Prima parlavamo della rete degli operatori silani. In città, quindi a Cosenza, c'è questa rete tra i musei? Allora, innanzitutto saluto tutti gli ospiti e ringrazio Tero Salva per l'invito. La rete dei musei a Cosenza, diciamo, finora ha operato in maniera informale. Adesso stiamo cercando, su sollecitazione della consigliera delegata alla cultura del Comune di Cosenza, la professoressa Antonietta Cozza, di portarla diciamo, a formalizzare questa rete. In realtà finora la fortuna di avere dei buoni rapporti tra noi direttori di museo ci ha consentito di collaborare, ma sempre soltanto in maniera appunto molto in momenti spot. Adesso invece stiamo cercando di formalizzare un accordo di valorizzazione che ci consenta anche di avere una identità visiva che è importante per i turisti e per i visitatori dei musei, unica. Stiamo infatti predisponendo gli atti per la realizzazione di questo accordo di valorizzazione che mette insieme i cinque musei della città di Cosenza, la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, il Museo dei Bretti e degli Enotri, Cosenza Itinera della Fondazione Giuliani, il Museo Diocesano e il Museo del Fumetto. Ecco, delle realtà che sono diverse tra loro, che consentono quindi di avere un'offerta museale, culturale variegata in città e, come dicevi tu, attrarre anche quei turisti che vengono da fuori, insomma. È importante, tra l'altro, che noi abbiamo la fortuna, ed è una fortuna su cui dobbiamo lavorare, di essere tutti vicini tra di noi, insomma, da un colle all'altro della città,
dal Colle Triglio al Colle Pancrazio, si tratta di fare una passeggiata e poter godere della specificità di ogni museo. Quindi questa fortuna la dobbiamo cogliere e stiamo lavorando per creare questo accordo di valorizzazione che porti alla condivisione anche di calendari, condivisione di idee, condivisione di progetti. E mi sembra un'idea intelligente, che valorizza non soltanto i musei, ma anche dà la possibilità ai turisti di scegliere, di vedere più cose, un'offerta, per il turista che, diventa importante e che diventa anche lanciando, anche Cosenza, quasi, al pari delle altre città, italiane in cui queste attività sono più sviluppate. Mi piaceva ricordare che noi in questa trasmissione puntiamo molto sulla bellezza, dei musei, sulla, bellezza del parco, su quanto l'asila, possa attrarre turismo. Ricordo però che il turismo è, soprattutto lavoro, c'è tanta gente che lavora all'interno dei parchi, c'è tanta gente che lavora nelle imprese rappresentate da Destinazione Sila, c'è tanta gente che lavora nei musei. Quindi il turismo, la filiera del turismo, la filiera della bellezza, ci piace ricordare che è possibile grazie a tanti, tantissimi lavoratori che soprattutto durante la pandemia sono stati penalizzati. Quindi, dare, il giusto merito, supportare queste iniziative significa anche far crescere economicamente la nostra regione. Fin qui abbiamo raccontato un po', la bellezza, le opportunità, però restano i problemi perché ci sono. Dottoressa Carelli, riparto da lei perché ci segnalano i telespettatori, un problema che si sta trascinando da un po' di tempo, rispetto proprio agli alberi, no? Immagino, come mi Sì? accennavi dietro le quinte prima Sì? di iniziare questa gradevole chiacchierata pomeridiana, che si parla della processionaria del Assolutamente Pino. sì, la processionaria perché molti chiedono la risoluzione molto diffusa in Sila, quali interventi sono previsti, se ne sono Vero, previsti. la processionaria è una farfalla notturna che ha nella parte del suo ciclo vitale una fase larvale in cui le larve si spostano dai nidi per interrarsi e fare la metamorfosi e hanno addosso dei peli urticanti che sono particolarmente fastidiosi, anzi pericolosi, sia per gli uomini che per gli animali domestici. Pertanto il problema è così tanto sentito anche se, diciamo, i danni che possono essere creati da questo insetto alle piante diciamo, sono relativamente risolvibili, il problema che spinge appunto l'opinione pubblica spesso a lamentarsi, a chiedere se si sta facendo qualcosa o meno per risolvere questo problema è proprio legato a questo aspetto della salute, perché essendo questi peli particolarmente urticanti possono creare delle reazioni allergiche che talvolta possono anche essere pericolose sia per l'uomo e per i bambini in particolare che per gli animali. Comunque sono davvero brutte da vedere, no? In questi paesaggi fiabeschi la È processionaria vero, è interrompe questo ciclo di bellezza. Ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità. Subito dopo, chiederemo se ci sono degli interventi su questo problema che è sentito da tutti. Restate con noi. Seconda parte di Focus Attualità, ve lo ricordo, ci stiamo occupando, del turismo, in particolare del turismo nella nostra bella Sila, che cosa è cambiato, i turisti arrivano, pare che arrivino e anche in tanti e ci fa piacere quindi capire, quali sono le prospettive, per la prossima estate, lo stiamo facendo con degli ospiti in studio. Prima della pausa pubblicitaria però ci siamo soffermati su un problema molto sentito che è quello della processionaria. Dottoressa Barbara Carelli, che lo ricordo, è direttore facente funzione del Parco Nazionale della Sila, ci ha spiegato da dove è originato il problema, però, come si fa per arginarlo?
Allora, innanzitutto è un processo, è un problema particolarmente sentito perché questa specie di falena, di farfalla notturna, tende a nidificare, a porre i suoi nidi proprio nelle aree a margine del bosco e soprattutto lungo strada. Quindi, diciamo, il cittadino comune che transita sulla statale 107 potrebbe pensare che l'infestazione da processionaria nel Parco Nazionale della Sila interessi tutti i boschi fino all'intimo della vetta di Botte Donato. In realtà non è così, la specie è maggiormente presente a margine del bosco. C'è stata anche dietro sollecitazione dell'opinione pubblica che ha chiesto una risoluzione di questa problematica che impatta sia a livello paesaggistico ma anche, come dicevo prima della pausa pubblicitaria, a livello di tutela della salute. C'è stato un forte interesse da parte dell'assessorato all'agricoltura. L'assessore Gallo ha creato una task force, un comitato tecnico a cui anche il presidente dell'ente, il dottore Francesco Curcio, e il collega, il dottor Giuseppe Luzzi, che è responsabile del servizio conservazione e biodiversità dell'ente parco, hanno partecipato attivamente, dando anche dei suggerimenti e aprendo una collaborazione con l'Università di Reggio Calabria, con il Dipartimento di Agraria, per avviare appunto una campagna di lotta alla processionaria. E proprio nei mesi scorsi, attraverso gli operai di Calabria Verde, che sono stati appositamente formati grazie ai fondi che l'assessorato all'agricoltura ha inteso destinare, perché si pensi che il problema non riguarda soltanto l'Asila, in generale interessa il territorio italiano, l'intera penisola, in Calabria tutti i parchi nazionali, e non soltanto le aree protette, anche quelle fuori parco che si diramano dal Pollino fino all'Aspromonte. L'impegno economico chiaramente è gravoso perché gli interventi anche di lotta biologica oppure come dire, di sistemazione di nidi a feromoni che contengono delle sostanze che fanno in modo che le larve quando escono dal nido e scendono, anziché diffondersi nel territorio, vengano catturate per caduta all'interno di queste Quindi la task trappole. force La sta task force lavorando, sta è al lavorando, lavoro. sta lavorando, sta la ha iniziato chiaramente durante la stagione primaverile, hanno iniziato a lavorare le squadre più a sud della regione, quindi sono partiti i primi corsi di formazione nella provincia di Reggio Calabria, gli operai hanno iniziato prima, ma anche in Sila sono state fissate le trappole a feromoni, in stretta collaborazione appunto anche con i nostri tecnici dell'ente parco, diverse aree Ma per sono già. sanare, così capiamo anche bene, per sanare i pini che sono stati aggrediti dalla processionaria, cosa bisogna fare? La soluzione è quello dell'abbattimento? Allora, quando l'infestazione non è particolarmente intensa, quando la struttura dell'albero può ancora mantenersi vitale, si fa la recisione sempre con dei mezzi di protezione anche per gli operatori che lavorano appunto sul territorio, si possono rimuovere i rami infestati e poi praticamente vengono bruciati con le larve dentro. Quando invece l'infestazione è particolarmente pesante, oppure per esempio, siccome la processionaria non voglio dire, non infesta solo i pini larici della Sila, può infestare anche delle specie di pino domestico che si trovano all'interno dei centri abitati, se ad esempio l'albero è un albero isolato, particolarmente infestato, conviene a quel punto tagliarlo. Certo, insomma, questo è un problema È un importante problema da importante. risolvere e credo che ci vorrà anche un po' di tempo per riuscire a non vedere più quello che vediamo passando sulla Comunque, il SS107. fenomeno è comunque un fenomeno ciclico, nel senso che le infestazioni si ripetono con una ciclicità variabile, quindi ci sono dei periodi in cui pare che la specie sia scomparsa come infestante dei pini. Ed è comunque anche un fenomeno connesso ai cambiamenti climatici, perché non arrivava così tanto in quota in periodi storici passati, quindi è anche molto legato al cambiamento del clima e all'innalzamento delle temperature, il fatto che arrivino a quote più elevate. Assolutamente, però cerchiamo di capire come fronteggiare e possibilmente risolvere questo problema perché ne va appunto della bellezza, tutto quello che abbiamo detto prima. Daniele Donnici, ti voglio chiedere una cosa, è cambiato il turismo?
tanti turisti, però per di più sono turisti mordi e fuggi, no? Soprattutto nei weekend, perché insomma ci sono anche dei costi da affrontare. L'asila è cara? Ma diciamo assolutamente no, nel senso che i cambiamenti che sono intervenuti nel settore del turismo sono di natura globale, quindi una diminuzione generale della durata dei soggiorni, ma questo per l'asila è un fenomeno che è un po' in controtendenza, nel senso che noi già dal 2020, il primo anno di questa situazione pandemica abbiamo registrato un miglioramento della permanenza media dei turisti. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo dei dati confortanti. L'asila continua ad essere fortemente richiesta. Le aree naturali in generale sono quelle più apprezzate in questo periodo particolare. Nella nostra programmazione, che sempre di più è diventata sistemica, anche con la nascita del distretto turistico. Stiamo lavorando anche per realizzare quel percorso di destagionalizzazione al quale prima si faceva riferimento, con diverse altre iniziative. Per esempio il turismo delle scuole, sono tante le scuole che sia durante i mesi invernali per la scuola sci, ma anche per le attività sportive primaverili stanno scegliendo l'asila. Avremo anche nelle prossime settimane dei licei sportivi sul lago Arvo a Lorica che faranno la canoa, più tutte le altre attività, i parchi avventura, la bicicletta, ma anche la politica dei grandi eventi sportivi. E in questo anche il nostro plauso va sempre all'Ente Parco che ha sostenuto fortemente. Noi, quando parliamo di destagionalizzazione, pensiamo anche che questi eventi portano centinaia, complessivamente migliaia di atleti più numerosi accompagnatori, appassionati. Iniziamo il 12 giugno con la gara di corsa di montagna, il Sila Trail Running, poi 1, 2 e 3 luglio di nuovo il grande nuoto sul lago Arva a Lorica con l'evento da 0 a 1400, 3 giorni meravigliosi dove vedremo sfilare atleti anche olimpici sul lago Arvo di Lorica. Sempre a luglio ci sarà la nuova edizione della gara di triathlon, più numerose anche attività sempre di canottaggio sul lago Arvo e poi fine agosto ritorna l'appuntamento con Sila Epic, una delle 10 maratone di mountain bike più apprezzate anche da Red Bull in Italia. Quindi voi puntate sugli eventi come catalizzatore, proprio di catalizzatore di presenze, mi pare di comprendere. L'anno scorso c'è stato un vero e proprio boom di turisti in Sila nel corso dell'estate. La provenienza di questi turisti? E alla provenienza storica delle regioni meridionali, perché l'asila tradizionalmente è meta di turisti che provengono soprattutto dal sud Italia, dalla Puglia, dalla Campania, Basilicata e Sicilia. Nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo visto un allargamento all'intero territorio nazionale. Ormai sono stabili le presenze un po' da tutto il territorio nazionale. L'estero sta riprendendo, ovviamente. Nel 2019 avevamo già raggiunto un discreto livello di numero di presenze straniere, poi c'è stato chiaramente il crollo per le chiusure che ci sono state, ma si sta riprendendo. L'asila continua ad essere molto apprezzate dagli amanti degli sport all'aria aperta, quindi il trekking, la mountain bike, grazie anche a infrastrutture come la ciclovia dei parchi, soprattutto da appassionati, diciamo, dell'Europa centrale e dell'Europa del Nord, quindi i paesi target vanno dall'Inghilterra, dalla Francia, Belgio, Germania, ma anche Danimarca e anche un po' più su. Lì andiamo ovviamente su un target più specifico di appassionati. Per il resto, il mercato italiano, l'asila attrae soprattutto il mercato delle famiglie con bambini, che veramente trovano il modo di trascorrere delle vacanze assolutamente ideali. Non mi ha risposto sui prezzi, però, se l'asila è caro o no. Ma sui prezzi veramente dico proprio no, non è assolutamente cara, anzi io credo che si stia lavorando anche per adeguare sempre di più l'offerta a quella che
che è la domanda. E ci sono ovviamente tutte le fasce di prezzo, ma in assoluto quello che costa una settimana in estate in una destinazione di montagna, io credo che in Sila si riesca a fare anche con una cifra inferiore alla media. Questo grazie anche all'impegno e alla professionalità di tanti operatori. Poi, Questa è un'informazione importante visto la situazione che viviamo e insomma le famiglie devono sempre stare attente, fare i conti, il caro energia, il costo della vita che è aumentato, la vacanza magari è desiderata ma non è alla portata di tutte le tasche, per cui dire che ci sono comunque delle opportunità che in tanti si possono permettere perché appunto non si è, i costi non sono esosi, è secondo me un punto di vantaggio e bisogna che si sappia. Lei mi ha anticipato su una domanda che volevo fare alla dottoressa Carelli, la ciclovia dei parchi. Ecco, intanto come attraversa il Parco Nazionale della Sila e che cosa ha dato in più al parco? Allora, in realtà, oltre alla ciclovia, che diciamo, è l'elemento più visibile e più come dire, anche in auge in questo periodo, perché la ciclovia dei parchi della Calabria l'anno scorso ha vinto l'Oscar del cicloturismo italiano, quindi raggiungendo diciamo, proprio fra gli amanti della disciplina della bicicletta e della mountain bike un traguardo importantissimo. In realtà la ciclovia è la punta di diamante di un percorso che è nato, diciamo, fra il 2017 e il 2018 di rapporto fra le aree protette della Regione Calabria, nel senso che la ciclovia dei parchi è un intervento che è stato finanziato con fondi europei grazie a Regione Calabria, al Dipartimento Ambiente, che ha deciso di rendere protagoniste le aree protette e di metterne insieme, perché la Calabria, penisola nella penisola, ha tre parchi nazionali, Certo. un parco regionale, un'area marina protetta, un parco marino protetto. È una terra che dal punto di vista naturalistico è il fiore all'occhiello dell'intera penisola. Io credo che ci siano forse l'Umbria, ma l'Umbria non c'è il mare. Certo. Quindi la Calabria è veramente, si presta moltissimo ad essere meta di un turismo sostenibile, ad essere valorizzata come territorio in cui c'è una rete di soggetti che gestiscono le aree protette attraverso degli interventi concreti sul territorio. E la ciclovia, che parte da Mormanno e arriva a Reggio Calabria attraversando la dorsale montana ma non solo, perché passa anche nei centri storici, nelle abbazie, nelle chiese, nei centri urbani, percorre l'intero territorio regionale attraversando i parchi, che in Calabria sono tre, dal Certo, Pollino, la Sila nel cuore l'Aspromonte. della regione, fino ad arrivare giù alle vette dell'Aspromonte, contornata da 700 km di costa, chiaramente a chi ama fare turismo all'aria aperta utilizzando la bicicletta, è veramente un paradiso, il paradiso del cicloturista, la Certo, Calabria. tra l'altro, insomma, questo turismo lento, no, che si è riscoperto forse grazie anche al periodo che abbiamo vissuto di pandemia, si parla anche tanto di turismi ormai e non Certo. soltanto di turismo, e c'è questo ventaglio di opportunità che la nostra bella regione offre e di cui si parla sempre poco, quindi è importante dare proprio la possibilità a chi ci segue di scegliere. Anche il messaggio è questo: in un momento di crisi come quello che viviamo, basta forse soffermarsi un po' di più e conoscere meglio quello che la Calabria riesce ad offrire, no? A cominciare proprio dai musei. Dottoressa Cerzoso, si avvicina questa notte dei musei, no? Cosenza è già pronta. Sì, stiamo organizzando la notte dei musei che sarà il 14 di maggio con aperture straordinarie dalle 20 alle 24 e ciascuno sta preparando le sue attività, le sue iniziative, ma non è l'unica, iniziativa, l'unico evento, perché ciascuno di noi ha una serie di eventi che probabilmente metteremo insieme proprio per come dire, confermare questa volontà di unirci e fare sistema. Mi pare che dalla trasmissione di oggi sia emersa la necessità, l'importanza di fare sistema,
è ormai inevitabile. Noi ci prepariamo quindi alla Notte dei Musei, il 14, con anche il coinvolgimento di tantissime realtà locali. Le scuole che sono per noi fondamentali, per esempio al Museo dei Bretti e degli Enotri avremo le performance artistiche e musicali dell'Istituto Superiore Lucrezia della Valle, ma tante altre attività, oppure il coinvolgimento dei quartieri, gli stessi abitanti del quartiere faranno come dire, da guide particolari per far conoscere proprio le strade interne del centro storico, che grazie alla vicinanza tra i musei potranno essere come dire, conosciute facendo una passeggiata alla notte dei musei. Ma ci prepariamo anche ad un altro evento che è il 18 maggio, che è la giornata internazionale dei musei. Cioè noi abbiamo due iniziative che ricadono in due giornate diverse, la notte, il 14, e la giornata internazionale, che è la giornata voluta dall'ICOM, dal Consiglio Internazionale dei Musei, che quest'anno ha come titolo Il potere dei musei. Un potere importante che è soprattutto emerso chiaramente dalla chiusura dei musei durante la pandemia, che è un potere naturalmente culturale, di conoscenza, di formazione, ma anche un potere della salute, perché come dicevamo prima, la Sila fa bene alla salute mentale, fisica, ma fa bene anche la fruizione della cultura attraverso i musei e non solo. Un potere sociale, perché i musei sono sempre più un luogo di aggregazione, in cui la comunità deve riconoscersi, e questo è quello su cui stiamo lavorando. Sono tante altre iniziative, presentazioni di libri, eventi vari, convegni, che ciascuno di noi sta cercando di mettere insieme proprio per realizzare un calendario comune e per non creare anche delle sovrapposizioni che molto spesso possono essere, diciamo, creare dei problemi alle nostre iniziative. Cerchiamo di lavorare in tal senso. Questa è una, ripeto, è una intelligente strategia sia per far vivere la città sia per attrarre i turisti. Tra l'altro, insomma, ci abbiamo verso l'estate, quindi gli spazi all'aperto che i musei hanno possono ricreare anche, ridiventare spazi di quella socialità perduta durante la pandemia. Voglio solo fare un'ultima domanda perché capisco che il tempo a nostra disposizione sia quasi terminato, sia la dottoressa Carelli che a Daniele Donnici. I servizi in Sila, no? È un po' un vulnus, guardie mediche che ci sono o non ci sono, per parlare di uno, no? Dei principali servizi in un luogo in cui arrivano tante persone. A che punto si è con i servizi, con la rete territoriale? Daniele parlava di sinergia, di crescita che la Sila ha avuto in questi anni e credo che il parco abbia avuto veramente il ruolo di mettere insieme intorno allo stesso tavolo tutti coloro i quali in Sila vivono e operano. Il parco non ha come ente gestore dell'area protetta, voglio dire, delle competenze che riguardano la gestione della parassitosi da processionaria, ad esempio. La gestione delle guardie mediche sul territorio, Certo. la gestione dei rifiuti, che è un altro dei problemi su cui, nonostante numerose campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti, non è tra le pertinenze e fra le priorità di cui un ente parco nazionale si occupa. È chiaro che noi cerchiamo sempre, soprattutto nell'ottica di garantire i servizi, in particolare per il turismo sostenibile, lavorando insieme agli operatori e agli altri soggetti territoriali, gli amministratori comunali, in questo caso le ASL, perché le guardie mediche hanno una dipendenza di questo genere, cercando di sensibilizzare anche noi e di ragionare nell'ambito di una programmazione turistica che sia,
diciamo, destagionalizzata nell'arco di tutto l'anno, diciamo, ma soprattutto nella stagione estiva e nella stagione invernale, alcuni servizi dovrebbero essere garantiti. È chiaro che noi cerchiamo di fondere insieme, di tenere insieme gli interessi di tutti, cercando di fungere da pungolo Certo, verso i e io la soggetti fermo perché chiedo a competenti. Daniele, perché veramente stiamo per chiudere, Daniele Donnici, mi dica solo con un sì o un no, vanno potenziati i servizi? Sì, Sì. vanno potenziati e oggi, grazie allo strumento del distretto turistico, credo che finalmente siamo riusciti a mettere insieme quella cabina di regia per un coordinamento complessivo, per far conoscere a tutto il mondo il valore straordinario dell'asila, natura e benessere che può essere di grandissima rilevanza. E noi su questo chiudiamo, grazie per essere stati con noi, chiaramente grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito da casa, grazie in regia a Luca Chito, grazie a Piero Arena per il supporto delle immagini, vi auguriamo un buon proseguimento.